Rosa e Elena criticano la carriera di Gaspar e della Mancini, scoppia la bufera. Rosa Perrotta e Elena Morali, naufraghe dell'Isola dei Famosi, sono finite nell'occhio del ciclone per aver criticato la carriera di Nino Formicola, in arte Gaspare, formava un duo comico con Zuzzurro, e di Alessia Mancini. Le due ragazze hanno detto che Formicola forse crede di poter diventare il comico numero uno in Italia, dicendo il reality. Mentre della Mancini hanno criticato la sua assenza dalla TV, dicendo che la donna ha affermato di aver lavorato in televisione per 20 anni. Hanno invece affermato di non vederla più in TV da un ventennio, usando delle parole molto dure che hanno guadagnato il rimprovero della conduttrice Alessia Marcuzzi. Quest'ultima ha sottolineato come certe cose non si debbano dire, non essendo molto carino farlo. A fare ecco alla romanzina è intervenuta anche Mara Venier che ha sottolineato come Nino Formicola sia un signore della televisione e la Mancini abbia lavorato nello spettacolo e poi si sia fermata. Anche Daniele Bossari è intervenuto, dicendo che Rosa e Elena hanno soltanto sparlato degli altri durante la loro permanenza all'isola. Ecco la risposta di Gaspar e della Mancini. Alessia Mancini, spesso accusata di avere un carattere forte, ha replicato con pacatezza alle accuse della Perrotta e della Morali. Augurando loro la stessa sua fortuna di aver lavorato già all'età di 16 anni per Non è la Rai. Il comico Nino Formicola, invece, ha replicato a muso duro alla Morali, dicendo di voler sapere cosa faccia Elena nella vita. La risposta di quest'ultima è stata che recita nella trasmissione Colorado. Anche sul web è infuriata la polemica contro Rosa Perrotta e Elena Morali per i loro discorsi ritenuti poco rispettosi degli altri naufraghi. Questa edizione dell'Isola dei Famosi si è svolta all'insegna delle polemiche, a cominciare dal famoso Cannagate che ha visto contrapporsi Eva Enger e Francesco Monte. Quest'ultimo è stato accusato dall'ex attrice di aver fatto uso di marijuana durante il reality, accuse che però non hanno trovato ancora riscontro. Tuttavia, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di volersi difendere, non nei salotti televisivi, bensì nelle sedi opportune. La polemica non si è ancora sedata e la Enger ha affermato più volte di voler arrivare alla verità sul Cannagate, essendosi esposta in prima persona con le accuse mossa in diretta a Francesco Monte. Non resta che seguire i prossimi sviluppi della vicenda che ha lasciato molti col fiato sospeso.